Quella notte, mentre si inoltrava nel cuore della Transilvania, il professore Abronsius ignorava di essere sul punto di raggiungere lo scopo delle sue misteriose ricerche, per le quali per molti anni aveva viaggiato da un capo all'altro dell'Europa centrale, accompagnato unicamente dal suo fedele discepolo Alfred, il cui genio peraltro non veniva molto apprezzato. Abronsius aveva rinunciato a tutto per dedicarsi anima e corpo a quella che egli considerava la missione più sacra. Aveva persino perduto la cattedra all'università di Königsberg, dove proprio per la fedeltà a questa missione si era guadagnato presso i colleghi l'appellativo di svanito. Quella notte, nel cuore della Transilvania, il professor Abronsius non era a conoscenza dello scopo delle sue ricerche misteriose, per le quali per molti anni aveva viaggiato da un capo all'altro dell'Europa centrale, accompagnato unicamente dal suo fedele discepolo Alfred, il cui genio peraltro non veniva molto apprezzato. Abronsius aveva rinunciato a tutto per dedicarsi anima e corpo a quella che egli considerava la missione più sacra. Aveva persino perduto la cattedra all'università di Königsberg, dove proprio per la fedeltà a questa missione si era guadagnato presso i colleghi l'appellativo di svanito.